Restiamo nell'ambito del paradigma del virus che esiste, sto parlando di Covid, cosa di cui non sono affatto convinto. Non dico che lo nego, non sono convinto. Ma insomma, il meccanismo di azione dell'infezione naturale è il seguente: essendo un virus respiratorio, entra attraverso le mucose del naso, della bocca. Il virus può fermarsi qui nella gola, scendere nei bronchi o addirittura dilagare nei polmoni. Raramente va oltre. Quindi i tessuti interessati all'infiammazione causata dalla proteina spike sono questi tessuti. Ok? Tenete presente che nella maggior parte dei casi i tessuti rimangono quelli delle mucose della bocca, del naso e della gola e dei bronchi, nella stragrande maggioranza. I vaccini sono tutti basati sulla proteina spike, sia quelli che contengono al loro interno la proteina spike, sia quelli che contengono il codice che istruisce le cellule del corpo al fine di fargli produrre la proteina spike. Ora, la prima questione fondamentale è questa: che contrariamente a quanto avevano affermato, queste inoculazioni non si fermano nel deltoide. Quindi, mentre nell'infezione naturale gli organi interessati sono soltanto quelli respiratori, nel caso di iniezione gli organi interessati possono essere tutti gli organi del corpo, sia che il siero sia costituito da proteina spike, che contenga proteina spike direttamente, sia nel caso che contenga il codice affinché le cellule possano produrla. Tenete presente che in un anno e mezzo sono state effettuate circa 13 miliardi di inoculazioni e che 6,8 miliardi di esseri umani hanno ricevuto almeno una inoculazione. È un numero spaventoso. Orbene, quali sono gli effetti, quindi qual è la farmacodinamica di questa proteina spike in tutti gli organi? La farmacocinetica non l'hanno studiata perché abbiamo visto che invece di rimanere nel deltoide, questo siero si è diffuso in tantissimi casi in tutto il corpo. In che percentuale non lo sappiamo, ma io posso dire più o meno che praticamente quasi sempre. Quindi almeno uno o due organi sono stati sempre interessati. Allora, questa è la farmacocinetica. La farmacodinamica poi è quella scienza che studia gli effetti di un farmaco sui diversi organi e tessuti. Questa, a maggior ragione, non è stata studiata perché ci vuole molto più tempo. E in particolare i vaccini a mRNA, quelli presentati come più moderni, quindi più avanzati, più tecnologici, e dunque più efficaci e sicuri, beh, quelli fanno sì che siano le stesse cellule del corpo a produrre la proteina spike. E la domanda che dobbiamo porci è: in quali organi, per quanto tempo e in quale quantità? Sono tutte domande a cui non c'è risposta. Le risposte le stiamo trovando man mano, adesso a sperimentazione perlomeno sospesa. Certo è che le notizie di reazioni avverse gravi, di malori improvvisi, si susseguono. Anche qui nel Ciociaristan, negli ultimi 3 giorni, due casi di malori improvvisi mortali. Ora, io davanti a una cosa del genere mi faccio una domanda che sta diventando proprio un'ossessione. Tutto questo era già chiaro a metà del 2021. Come ha fatto la gente a non farsi venire qualche dubbio? Quei dubbi che hanno fatto sì che io me ne sia proprio scappato in Bulgaria davanti a un orrore del genere.
un orrore proprio. Le persone non si sono fatte domande e non dico soltanto le persone, diciamo, di bassa cultura, ma anche persone che io conosco di grande livello culturale, persone, come si dice in gergo, studiate. Come hanno fatto a non farsi delle domande così banali? Incredibile proprio, incredibile. Ecco, io solo questo volevo dire oggi, una piccola pillola, una pillola, la domandina, come hanno fatto, come hanno potuto, come hanno fatto certi personaggi a dire io ho fiducia nella scienza, alcuni dei quali poi aggiungono e io sono comunista perché il comunismo è scientifico. Qualcosa di agghiacciante proprio, agghiacciante. Adesso speriamo che il danno sia limitato. Una cosa però è certa, questa storia è finita il 24 febbraio 2022, o quantomeno è stata sospesa. Il 24 febbraio 2022 sarà la data alla quale gli storici segneranno l'inizio della terza guerra mondiale. Ecco, che stiamo vivendo tutti i giorni. Questo è un breve periodo di Drold Guerre. Rischia di scatenarsi l'inferno a breve, perché voi capite che la Russia sta combattendo per la sua sopravvivenza. Non può fermarsi, non può tirarsi indietro. E a questo punto anche la NATO sta guerreggiando per la sua sopravvivenza, perché dopo averla sparata così grossa, se lascia l'Ucraina al suo destino, perderà completamente credibilità, sarà una perdita di credibilità, uno schiaffo in faccia insopportabile per un impero già in crisi. E allora si deve trovare un accordo, lo si troverà questo accordo? Saranno capaci di trovare un accordo i contendenti? Oppure, senza neanche rendercene conto, ci ritroveremo da un giorno all'altro precipitati nella tragedia, dal dramma del Covid alla tragedia della guerra totale? Guardate, non manca molto per sciogliere questo dubbio. Non manca molto, perché la finestra per trattare comincia adesso e al massimo finisce fra un paio di mesi. Quindi a metà marzo, dalle idi di marzo, sapremo. Speriamo di superarle queste idi di marzo con la buona notizia di un accordo che garantisca la sicurezza della Russia e dell'Europa e dell'Occidente. Un saluto a tutti, da me e dal maresciallo Piddugov.